Ciao ragazzi, come ogni sabato siamo tornati con Pillole di Software e oggi parliamo di silenziatori e perché non sono così inutili come pensi. Sigla. Sui silenziatori ognuno ha la sua opinione, ognuno dice un po' quello che pensa e c'è un sacco di disinformazione a riguardo. Alcuni dicono che non servono assolutamente a nulla perché vi allungano semplicemente la canna del fucile, altri invece vi vendono che siano la salvezza del vostro gameplay. Quello che vi dirò oggi potrebbe scioccarvi. Bentornati a Blue Note. Quindi, cos'è che non sapevate di questo oggettino? Tutto. Allora, partiamo col dire che sì, è vero che effettivamente il silenziatore non ha il ruolo che potrebbe ricoprire su un fucile vero, quindi non vi nasconde sicuramente il muzzle flash del vostro colpo e sicuramente non va a attutire tantissimo, attenzione, tantissimo, il suono che il vostro fucile produce. È però altrettanto non vero che non serve a nulla, in quanto soprattutto su un fucile da cecchino il rumore che il fucile fa quando spara senza silenziatore è amplificato e quindi i toni alti, che sono quei rumori che si sentono a distanza prolungata rispetto a quelli bassi che voi sentite più da vicino, vengono aumentati ovviamente dal fatto che non c'è niente che va a tappare il rumore che esce dalla canna. È altrettanto vero ovviamente che più cose voi andate a mettere sul vostro fucile, più il peso aumenta e più l'ergonomia, soprattutto quelle cose che vi vanno ad allungare la canna, può essere un problema, in quanto effettivamente andare ad aggiungere il peso sul davanti del fucile, soprattutto se avete già un fucile pesante o molto lungo, può provocare dei problemi. Allo stesso tempo, dal punto di vista estetico, mia opinione personale, i silenziatori stanno veramente molto molto bene, soprattutto quando volete agghindarla in una maniera molto tattica, molto operazione speciale, il silenziatore ci sta veramente. Quindi in sostanza non è vero che questi simpatici oggettini non servono a niente, vanno a coprire i toni alti di quando fate rumore col vostro fucile, dando anche un rumore meno giocattoloso, un suono meno giocattoloso alla vostra replica. Possono aiutarvi a nascondere una canna prolungata che non viene coperta dal RIS e ovviamente hanno un valore estetico abbastanza importante. Ce ne sono ovviamente di 200 miliardi di modelli che io non starò qui a farvi vedere perché sennò facciamo notte. Ovviamente però se non dovete ricoprire la canna interna io vi consiglio quelli a sgancio rapido, che vi permettono, alzando la ghiera, di appunto rimuoverli subito e quindi avere un pochino più di velocità nel fare un cambio nel caso voi vogliate passare per esempio a CQB o in zona più stretta. Quindi voi lo togliete, ve lo ficcate nel cupo e dopo entrate senza problemi. Quindi spero di aver fatto un po' di luce, aver tolto un po' di infamia da questi piccoletti e comprate i silenziatori, sono belli. Rimanete sintonizzati perché mercoledì prossimo avremo una recensione croccante, sfrigolante, qualcosa di nuovo che non avete ancora visto. Noi ci vediamo mercoledì, quindi stay angry.